Si vota domani alla Camera la mozione di sfiducia al ministro della Cultura Sandro Bondi. È un'ulteriore verifica sulla tenuta del governo, che il 14 dicembre aveva incassato la fiducia con 314 voti contro 311 e 2 astenuti. Un risultato raggiunto grazie alla presenza in aula di tutti i parlamentari membri dell'esecutivo e alla decisione di 3 deputati eletti con l'opposizione di cambiare schieramento. Determinante era risultata anche l'astensione dei 2 deputati della Volkspartei. Non si sa se tutte queste circostanze favorevoli al governo si ripeteranno domani. Non è chiaro in particolare come voterà la SVP, impegnata in queste ore in una trattativa con lo stesso Bondi. Il ministro eviterebbe la conta se accettasse le condizioni offerte dal terzo polo per il ritiro della mozione di sfiducia: la proroga triennale del credito d'imposta per il cinema, il reintegro del Fondo Unico per lo Spettacolo, l'assunzione del personale risultato idoneo all'ultimo concorso, l'eliminazione dei limiti di spesa agli enti locali per le mostre e il ripristino dei fondi per il Ministero. Ma sono condizioni che Bondi e il PDL hanno definito irricevibili. Quella di domani doveva essere una sorta di prova generale in vista del voto più atteso, che ha per oggetto il federalismo fiscale. Fino a poche ore fa, l'appuntamento da cui dovrebbe dipendere la prosecuzione della legislatura era in agenda per giovedì 3 febbraio. Ma poiché la commissione bicamerale ha cominciato a fare i conti e i conti non sono tornati, in serata si è fatta strada l'ipotesi di un rinvio di 3 mesi.